Vergini belli, buongiorno e benvenuti. In spagnolo abbiamo appena sentito il benvenuto ufficiale alla Cavalcata Sarda 2018, come tutti gli anni. Ovviamente siamo presenti per descrivere questa enorme manifestazione, ma quest'anno scegliamo di cominciare da qua, dalla fine. Siamo a Sassari, emiciclo Garibaldi, dove passa il corteo che alla fine si dirige dall'altra parte della piazza per concludere questa lunga camminata. Noi decidiamo di cominciare da qua proprio per farvi vedere inizialmente il percorso che tutti questi gruppi faranno. Oltre 2500 i figuranti che attraversano questo lungo percorso che parte da Viale Francesco Cossiga, proprio davanti alla chiesa di San Giuseppe, per poi salire in via Giorgio Asproni che immette i 65 gruppi folk e i 270 cavalieri sulla lunga via Roma, che viene percorsa praticamente per intero fino ad arrivare nella grande piazza d'Italia e ridiscendere poi verso l'emiciclo Garibaldi e tornare quindi al punto di partenza dove si chiude la sfilata. Ad aprire il corteo uno dei simboli più importanti della città, la Brigata Sassari e il suo inno, e subito dietro il gruppo folk Città di Sassari e il costume tradizionale. E a questo punto andiamo davanti alla chiesa di San Giuseppe a vedere la partenza dei trombettieri. L'apertura della cavalcata, come ogni anno, da via Giorgio Asproni, chiesa di San Giuseppe. Si sale per via Giorgio Asproni finché si arriva qua, che è, diciamo, la curva principale, quella dove si comincia a respirare davvero cavalcata sarda e dove i turisti ovviamente sono numerosissimi già dal mattino presto. E come cominciare in bellezza se non con uno simboli più rappresentativi dell'isola, ovvero le maschere. Gipone ruio rizzato in colore azzurro, sua sa femmina est in panno rosso, sa mantiglia in colore rosa o bianca con su pannuzzo affitta al birdes e biancas e de su 1800. Ghilarza, voi avete una grande responsabilità, paese del famoso Gramsci. A Ghilarza, sì, Gramsci ha trascorso la sua infanzia e noi siamo molto affezionati a questo aspetto ghilarzese del grande pensatore, perché a me piace pensare che tutti gli input che dà anche da un punto di vista di pensiero antropologico nascano da quello che ha visto nel nostro paese, e ci emoziona anche molto vivere alcune delle cose che lui ha vissuto e ha visto vivere in famiglia. Avete una bella responsabilità. Sì, molto, 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 molto grossa. Pensare che lui stava seduto a vedere quello che allora era un fiume, adesso un lago. È una certa emozione. Lo trovo molto emozionante. Sa estimenta de sa tia è stotta nietta e ad un isciallo che cucuzza sa gara, mostrando so socio se via. Il vostro paese è bello anche perché il vostro abito affogge completamente diverso una dall'altra, c'è un motivo. Sì, allora, perché nel nostro lavoro di ricerca abbiamo ricostruito effoggia che appartengono a diverse epoche. Il costume con la mantiglia rosa è stato indossato nella seconda metà dell'Ottocento sicuramente, mentre i costumi rossi maschile e femminile sono costumi indossati sicuramente già nel Settecento e forse sino alla prima metà dell'Ottocento. Non ha sfilato, ma non rinunciate a far indossare l'abito. No, è il costume della madrina. C'ha 40 anni questo costume di Bono.
Bono quest'anno non ha partecipato? Mi sa di no, non so. Però avete fatto una bella mossa, vedi? Sì. Bono in prima fila anche senza partecipare. Sì, è vero. Ma voi siete tutti sardi? Tutti? Sì, cara, fai una ripresa, dai. È certo che ve la fa. Lei proprio a me doveva venire, perché cara. Lei è bella, appariscente, sorridente. Sono 56 anni che sono qui in Sardegna. Cioè lei sono sposata con sardo e giustamente vengo dal Salento. Dunque mi fa piacere vedere questa manifestazione. Però le dico solo questo, che i gruppi sono meravigliosi, tutti pieni di colori, tanta bellissima gente. Dunque, io sono contenta di questa manifestazione, non me ne perdo neanche una. Emanuele, gira qua, ti prego, gira qua. Questo è il partecipante più piccolo della cavalcata. Sì, 3 mesi. Ma che bello. E come si chiama? Costantino Zucca. Gli state dando un privilegio più unico che raro. Sì, sì. Signora vedova, oltre alla caratteristica del bambino più piccolo della cavalcata 2018, voi avete molto da raccontare, infatti di abiti anche. Di solito la sua figura non c'è nelle sfilate? No, in genere no, perché appunto la vedova era in lutto, quindi stava a casa. Però è giusto che si conosca anche questo costume. Non lo indossiamo per ballare, giustamente, però processioni e sfilate sì. Oh, anche le giovanissime alla cavalcata. Quindi la tradizione resiste, piace ancora. Sì, molto. Dove siete? Cargeghe. Oh, io voglio intervistare la signora che porta un'altra cultura in mezzo alla tradizione sarda. Di dove siete? Lindo. Dove? Prendi, io sono do Brasil. Qual è l'abito che ti è piaciuto di più? Io visteria todos. Mi ha appena detto, lei porterebbe tutti gli abiti addosso. Ti piace così tanto, davvero? O in sapas, qualche lavoro lembrò. Aspetta, che abbiamo la traduttrice anche. Il nebo fuggito che a gente tem là, che pinta il rosto tutto, ele lembrò. Cosa ha detto? Il gruppo che è passato. Ah, il gruppo delle maschere? Lembrò un gruppo che noi siamo anche, che si chiama Nebo Fuggito. I boys indossano mascheretta, unine in legno, e sono legati da funi, aggiogati. Un altro uomo dietro di loro li guida, smerdule, con maschera ricavata dal legno, però selvatico. Aspetta, però, chiudiamo con il saluto tipico sardo, Akentannos. Chiudiamo così, mi devi dire Akentannos. Repite. Esa palabra. Akentannos. In telecamera. Akentannos. 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 Oh, e camminando, piano piano arriviamo a questo, che è un altro punto importantissimo, dove si respira un'emozione davvero particolare, sia per quanto ci riguarda, sia per quanto riguarda i gruppi, che adesso attraversano praticamente, hanno tutti gli occhi puntati addosso, tutte le televisioni, grandi applausi, turisti da tutto il mondo. Insomma, una bella responsabilità, una bella emozione. Come tutti gli anni ci ritroviamo qua con il sindaco a commentare questa grande festa, che quest'anno ha una particolarità. Sì, ci siamo resi conto che intanto c'è un enorme incremento di turisti stranieri e naturalmente europei, ma soprattutto c'è un interesse nuovo dei sassaresi. L'abbiamo notato già nei giorni scorsi, nelle iniziative di apertura, ed è presente oggi in tutto il percorso una grande presenza dei sassaresi. Mi riferisco appunto e davvero tanti volti noti della città, o meno noti, nel senso che si capisce che sono cittadini sassaresi. Questo è un fatto positivo, significa che c'è questa riappropriazione. Del resto, quando parliamo ormai di sassaresi, non parliamo più solo dei cosiddetti sassaresi
che noi diciamo in Chavi, no, da generazioni e generazioni, piuttosto che una città è una città accogliente, che ha in sé tanti sardi che sono venuti qui a Sassari per già da più di 50-60 anni con lo sviluppo industriale, quindi non c'è dubbio che c'è un'identità di Sassari che è sempre più forte rispetto al resto dell'isola. E del resto la cavalcata sarda non è altro che un rafforzamento di questo legame. Che orgoglio però indossare questa fascia in queste giornate così importanti. Davvero, questa cosa io non l'ho mai provata, ma deve essere un orgoglio incredibile. No, una grande emozione, perché questa della cavalcata è una manifestazione appunto laica, dove si rappresenta la città al resto della Sardegna e viceversa. C'è proprio questa sorta di scambio, quindi senti davvero questa dimensione regionale. Poi rispetto a tanti ospiti, non solo i turisti, per esempio noi abbiamo qui oggi il vice sindaco della città di Bratislava, una città con la quale abbiamo un tessuto di rapporti che stanno portando buoni frutti, turismo, interesse culturale, scambi culturali, e questo è davvero un grande orgoglio. Ed eccola qui la vice sindaco di Bratislava, io però mi avvarrò della collaborazione del ragazzo perché ci farà la traduzione. Tu parli in italiano? Certo. Oh. Allora, chiediamo questa collaborazione, com'è nata con Sassari? Natura questa prima. Collaborazione dura circa 3 anni da quando lei è in funzione come vice sindaca. Ogni anno in gennaio c'è una grande delegazione che arriva a Bratislava da Sassari, perché c'è una connessione diretta tra Bratislava e Alghero, è molto facile di sopportare queste relazioni. C'è una festa così a Bratislava? Uhorský kráľov. La festa più grande a Bratislava è a giugno. Quindi adesso? Tra un mese, sì, è una festa di coronazione, quindi celebriamo questo che è durato per 300 anni con tutti i re di Ungheria e poi anche quelli parzialmente di Austria. Quindi dovremmo organizzare un gruppo da Sassari che andrà a Bratislava a vedere la loro festa per ricambiare, no? Siete benvenuti a Bratislava. La cosa bella è che proprio i bambini li state insegnando già da piccoli la vostra tradizione. Sì, per noi infatti è quasi una cosa innata, sin da quando siamo piccoli iniziamo, quindi sentiamo diciamo il peso di questa tradizione da adulti e è solo un onore portarla avanti. Vieni Emanuele, ne approfittiamo un secondo di pausa e guardate qua, c'è già il capo che da piccolino sta già coordinando, ha il piglio proprio da leader, vedete? Sta già cominciando a dare gli ordini, lui sarà il futuro di questa tradizione. Guardate che belle immagini, i piccolini di Mamo Iada insieme ai grandi, perché già da piccoli gli viene insegnato come si fa, gli viene insegnata questa cultura che poi loro, grazie a Dio, porteranno avanti in futuro. Di Mamo Iada, ancora una volta il fascino del carnevale barbaricino è pronto a rapire e a regalare suggestioni, scatti, ovviamente un suono, quello dei campanacci. Thank you.
Vi sono piaciuti? Sì, sono venuti. Ma siete venuti da Carboni apposta? No, sono venuto qua, mi sono trasferito io, sono andato in pensione e sono venuto qua. Bravo, bravo, che si vive bene a Sassari. Ma sì, a me piace. Questa era l'apice di questa magnifica, mattinata. Magnifica, veramente stupenda, bella. Mi piace la cavacatta. E lei di dov'è? Di? Eh? Di dove di Sassari. Lei? Di Sassari, non si sente. Di Lunati Dozzi. Lunati di americano. Bravi, come vi è bravi, sembrato? Bravissimi, bravissimi. Voi di dove siete? Da Roma veniamo. Apposta? No, ci siamo capitati per caso. Datemi perfetto, un parere. Bellissimo, una meraviglia. Mi piace la cavacatta. Eccolo, questo l'abbiamo aspettato ed è arrivato, questo non me lo posso perdere. In Sardegna sono famosi i carnevali, ci sono tanti paesi che hanno questa tradizione del carnevale e Orotelli è una di queste, i famosi turpos, che come vedete sono una maschera particolarissima. Approfittiamo un po' di questa pausa, mi racconti del vostro carnevale? Allora, il nostro carnevale di Orotelli affonda le sue radici nella tradizione contadina agricola del nostro paese, che era un paese di contadini, quindi anticamente prima dell'avvento del cristianesimo esistevano le feste dionisiache, dei riti propiziatori in cui si invocava il dio Dioniso affinché propiziasse una buona annata agraria, quindi evitare le malattie del grano, delle sementi, la siccità eccetera, quindi si mimava il lavoro dei campi. Qua vediamo i due buoi aggiogati dietro il contadino, ok, quindi ci dipingiamo il volto di nero, le campane servivano appunto ad allontanare questi spiriti maligni. Successivamente col cristianesimo questo rito è pervenuto a noi come carnevale. E loro cosa stanno inscenando in questo momento? I buoi che riposano, semplicemente. Ok, con l'avvento del cristianesimo è diventato carnevale, quindi anche la sorvessione dei ruoli sociali. Allora, indifferentemente il padrone e il servo si vestivano in questo modo e quindi tutti erano alla pari e ci si diverte allo stesso modo. Mi piace la cavacatta! Braca rappresenta un momento di vita fondamentale nella storia di un tempo. Quartu Sant'Elena è nella terza città della Sardegna, con numero vi faccio vedere anche un po' di dietro le quinte, a me piace sempre raccontare anche il retroscena. Da qua, come vedete, siamo all'interno proprio del monumento di Piazza d'Italia, da qua tutte le televisioni trasmettono, c'è Videolina con Giuliano Marongio, c'è il commentatore ufficiale della cavalcata Roberto Tangiano e poi tutte le altre televisioni schierate che riprendono, ovviamente questa è una postazione privilegiata anche perché un po' sopraelevata e poi abbiamo le tribune delle personalità qua davanti a noi e questa è una visuale che vi offrono in pochi perché tutti sono puntati ovviamente sul cerchio sulle maschere. Va bene, detto questo continuiamo a raccontare questa bellissima giornata. Mi piace la cavacatta. Ancora una volta abbiamo la possibilità di trasferirci in un altro paese della nostra Sardegna. I grandi visitatori dell'Ottocento e del Novecento hanno fatto tappa. Un altro dei gruppi storici della nostra isola, interno dell'isola Oliena. Come vediamo un abbigliamento molto serio, molto sobrio, molto ricco. La bellezza di descrivere da parte nostra questa manifestazione è che gli accadimenti sono talmente tanti, costui. Ciao, vieni che parliamo un po' del vostro abito. Ciao. Visto che ci sono. La caratteristica principale del vostro abito qual è? Beh, dal femminile come un cadore, il fazzoletto, tutto ricamato a mano. E... Il vostro è un abito molto ricco soprattutto dal punto di vista dei gioielli, voi avete un patrimonio addosso. Abbiamo già gotturata, esosole, esprugavente, insomma, non ci facciamo mancare niente. Assolutamente, grazie, buona cavalcata. Ciao, ciao.
Dicevo, torniamo al discorso di prima, che la meraviglia è proprio questa che vi dicevo, che la telecamera dovrebbe stare accesa continuamente, perché le situazioni cambiano, gli abiti sono tutti belli, e poi è bello, seguimi così ti tolgo questo controluce, è bello perché il percorso è talmente lungo che dovunque andiamo cambia l'ambientazione, cambiano le persone, ci sono gruppi diversi che assistono, davvero bello. Mi dispiace che ovviamente in mezz'ora di speciale TV non riusciremo mai a raccontare tutti i paesi, tutti i gruppi, tutte le maschere, tutti i carnevali, è impossibile, però almeno ogni anno vi diamo così un riassunto, un colpo d'occhio, se non siete potuti venire, di quello che è successo. Allora, in questo momento, camminando, abbiamo lasciato Piazza d'Italia e continuiamo il percorso che praticamente entra su via Cagliari all'emiciclo Garibaldi, dove ci saranno i cori. Eccoli, li sento già da qua i cori da stadio che aspettano i gruppi. Scendiamo. Bello, però quanti giovani che ci sono. Questa è la dimostrazione del fatto che è una manifestazione davvero per tutti. Guarda lei, stanno applaudendo lei, quanto è bella. Ma quanti anni hai? 4! Fantastica! Fatelo, l'applauso nasce spontaneo, perché a parte il neonato di 3 mesi, lei deve essere la più piccolina, ma guardate come cammina, proprio elegante, lei è già una professionista. Ma l'avete istruita bene sta bambina? Bravissima, è bravissima, lei è la nostra cucciola, è la nostra mascotte. Di dove siete? Settimo San Pietro. Dai, ne approfittiamo per scendere. Ah, vedi, loro si sono forniti di ombrello. Che, questo è un classico ombrello parasole, proprio. Sì, sì. Cioè, questo non è per la pioggia, è proprio per il sole. Per il sole, certo. Però siete gli unici furbi, bravi. Vieni, ne approfittiamo allora a farci questa camminata insieme ai gruppi. Su via Cagliari, piena di gente anche qua, di tutte le età. Se poi, Emanuele, stai sempre largo, perché io vorrei far vedere quanta gente c'è. Il sindaco ci aveva preannunciato che questa sarebbe stata una cavalcata di record per presenze internazionali, ma anche per presenze sarde, e aveva ragione, perché guardate un po', è davvero pieno di gente. Io non so come facciano tutti gli anni a calcolare se viene più gente o meno gente, però non lo so, lo sapranno loro. A colpo d'occhio è davvero un grandissimo successo. Meraviglioso! È un po' inedito, perché non lo si vede spessissimo, ma avete una cosa davvero caratteristica. Noi siamo tanti anni combattendo proprio per entrare in queste feste, in queste sfilate favolose, ma non ci accettavano come gruppo. Perché? C'è sgomitamento tra i gruppi, capito? Perché entrando noi facciamo... Davvero siete particolarissimi. È quello. E quindi... Ma perché l'origine di queste feste qual è? Sono i campidanesi, noi... i nostri cavalli col carro, e quindi in automatico ci sono le fruste, perché si adoperavano anche per svegliare il cavallo, perché lì si lavorava giorno e notte. E quindi questa è la prima volta che tu godi di questo spettacolo? Sì, perché noi l'abbiamo proprio sollecitato, noi se andiamo vogliamo sfilare proprio con i gruppi nelle strade. Complimenti, grazie. Vieni Emanuele, qua non ti devi avvicinare, ma io questo spettacolo non me lo voglio perdere. Stai lontano, ma guarda anche le donne che ci danno di frusta, è davvero bellissimo, gli applausi sono scroscianti per questo gruppo. Sei una grande, brava! Stiamo lontano.
Eccolo, ah, qua parliamo di cose serie. Avevi mai visto, tu che te ne intendi di tradizione sarda, invece i frustatori? Lo sai cos'ha quella frusta, che è una cosa particolare, lo stavo spiegando. Lo schiocco della frusta ha la stessa velocità del Mach 2 quando gli aerei rompono il muro del suolo. Ma veramente? Sì. Infatti no, non ti dà fastidio alle orecchie? Sì, quando... perché supera il muro del suono. Quel pezzo di, in quel momento, lo spago supera il muro del suono la sua velocità. Quest'uomo, io ogni volta che lo incontro imparo qualcosa. Sulla tradizione non solo, Ecco. Qua siamo arrivati ad un'altra postazione importante. Non so se avete notato, nel percorso ci sono tutte le lingue, almeno quelle principali, ovvero il sardo d'obbligo, l'italiano in Piazza d'Italia, l'inglese, tutto quello che viene detto in italiano viene tradotto in inglese, e poi anche la postazione in spagnolo, proprio a rappresentare questa internazionalizzazione che sta assumendo ormai da qualche anno questa manifestazione. En los hombros hay una especie de chaqueta o mantilla con capucha de herbaje negro, enriquecida por una cadenita de plata. Voi di dove siete? Non siete sarde? Holland. Non speak Italian? No, English. Okay, in English. What do you think these manifestations? Very nice. Ah, l'ha capito! Ho detto qualcosa di incomprensibile. Grazie! Viva la banda! Le parlo in sardo! E buonanotte, tanto uguale, dice. Quello non era inglese, quindi. No English. Grazie, viva l'Olanda! Mi piace la calva catta! E dopo aver attraversato l'emiciclo, siamo proprio in dirittura finale, perché questo è l'ultimo pezzo del percorso e lo vorrei fare proprio con alle mie spalle il gruppo di Carbonia, perché è come se avessimo attraversato idealmente tutta la Sardegna e tutta questa cultura millenaria. Abbiamo cominciato con Sassari all'inizio per arrivare poi al sud dell'isola con Iglesias e ora Carbonia. Posso mettermi qua in mezzo? Cosa mi potete raccontare di Carbonia? Beh, Carbonia zero proprio, perché siamo a Quarto Sant'Elena. Mi piace la calva catta! Certo, ho detto Carbonia ma intendevo Quarto Sant'Elena. Dai, parliamo di voi che chiudete la manifestazione, almeno per quanto ci riguarda. Terza città della Sardegna, una delle più importanti, non perché ci siamo noi ma perché lo è veramente. Uno dei costumi e degli abiti più rappresentativi del nostro folklore, della nostra tradizione. La manifestazione più importante di Quartu? La festa di San Giovanni, che si svolge l'ultima domenica di luglio. Grazie mille. Allora, ci godiamo un pezzo di musica di Carbonia, anzi, di Quartu Sant'Elena. Davvero finale. Qua io ve lo voglio far vedere, perché fuori da occhi indiscreti qua ormai c'è relax, è bello perché tutti si abbandonano, insomma, a un po' di riposo, specialmente chi indossa cose pellicce tipo questa, deve essere davvero estenuante. E qui c'è il momento di assaggiare le cose tipiche della Sardegna, perché qua tra gruppi è un continuo offrirsi vicendevolmente pani, vini e cose tipiche del proprio paese. Quindi chiudiamo qua con un buffet tutti insieme e soprattutto questa allegria che ora si respira più che mai, perché è finita la serietà della sfilata che vede tutti ovviamente stare un po' più in posa per i turisti che applaudono. Qua davvero ci si rilassa e inizia la vera festa anche per loro. All'anno prossimo, saluti e baci. Mi piace la calva catta.